Ammalavacci ciccoccò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore s'ammalò, ammalavacci ciccoccò. Chi è quest'uomo che ci sta davanti? Un impiegato? Il mio dottore. Un intermediario? Il medico di base. Un mago? Ah, confidenzialmente, oh dottor, comandante mio. Un conforto? A Vagda dal dottore, eccomi. Un distributore di farmaci? Pronto? Sì, sono io, il medico della mutua. Un uomo d'affari? E il medico di famiglia. C'è un aspetto che credo nessun altro professionista della salute abbia, ed è quello della continuità dell'assistenza. Una continuità che comincia dall'età, può cominciare dall'età adolescenziale e accompagnare tutta la vita di questa persona, spesso anche tutta la vita dei suoi familiari. E quindi si arricchisce via via di tutte le conoscenze che riguardano non solo gli aspetti sanitari, ma anche sociali, psicologici e familiari di questa persona. È la figura che si ritiene capace di risolvere, in quanto a conoscenza dei problemi, ogni problema, cosa che materialmente non è possibile, in quanto ad esempio nel nostro caso il medico di famiglia è invece il tramite che deve sapere guidare, anche se non necessariamente risolvere un problema, e che deve essere quindi il mezzo a cui affidarsi con sufficiente tranquillità per sapere quali sono i percorsi utili per risolvere un problema, percorsi che possono richiedere conoscenze di tipo medico, di tipo burocratico, di tipo psicoaffettivo, che il paziente stesso rivolge al medico di famiglia. Il ruolo del medico di famiglia è anche quello di fare un po' da interfaccia e da filtro tra i bisogni di salute dei pazienti e determinate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, che deve fornire delle prestazioni sia diagnostiche che terapeutiche. Purtroppo ci troviamo spesso a dover spiegare quali sono i vincoli imposti dalle strutture pubbliche che limitano la capacità decisionale e che ci investono in controlli della spesa che non dovrebbero essere compito preminente, che purtroppo stanno rischiando di diventare, con l'introduzione di meccanismi di controllo della spesa, vincolo abbastanza severo sull'attività lavorativa quotidiana. Purtroppo, sempre di più, il medico di medicina generale è oberato da carichi burocratici che impediscono spesso di dedicare il tempo necessario ai propri pazienti, tempo che potrebbe essere appunto usato in visite sempre accurate, colloqui più prolungati, perché continuamente si legifera in maniera che qualsiasi ricettazione viene sovraccaricata di note, di numeri da apporre, di lettere A, B, C da mettere, che naturalmente fanno perdere un sacco di tempo. La sala d'attesa si riempie in maniera a dismisura. E pensate che spesso occorre molto più tempo a fare delle ricette che fare una visita accurata a un paziente, anzi questa è la regola.
Dottore, le mansioni del medico di famiglia sono essenzialmente la visita in ambulatorio, la visita a domicilio del paziente, l'assistenza domiciliare programmata ai pazienti che non sono in grado di recarsi nell'ambulatorio del medico, l'assistenza domiciliare certificati di malattia, certificati di riammissione scolastica, certificati di idoneità sportiva, certificati di porto d'armi, certificati per assegno di accompagnamento, certificati per invalidità, certificati per assegno di cura, certificati per accesso ai servizi sociali, certificati per richieste di interventi specialistici a domicilio. Ripetizione delle richieste per i presidi per di tipo medico-chirurgico. E poi tutti i giorni purtroppo ne esiste qualcuna nuova, ma... Per me il medico è la base, ecco, per me il medico di famiglia è la base della sanità. È da lì che parte tutto, che poi si dischiude nelle specialistiche in tutti i settori, ma che poi si ritorna al medico. Cioè si va dal medico, si esce e poi si torna, perché è lì che si centra il problema, ecco. È una indicazione per la mia salute, una guida a cui mi affido volentieri. Chiaramente il medico che ho scelto lo ritengo bravo, intelligente, capace. Io ho sempre pensato che, ci ho lavorato dentro, che uno per essere un bravo medico deve essere un buon psicologo, cioè capire la psicologia delle persone. Perché anche la stessa malattia in tutti i soggetti non è uguale per tutti. Cioè mettere il paziente a suo agio, ecco. È una persona, il malato è una persona e ci vuole molto molto rispetto perché... Insomma, uno che ha molto bisogno, adesso io sono stata fortunata, ma uno che ha molto bisogno vedo che adesso c'è un po' di menefreghismo, eccola, c'è un po', tirano un po' via, eccola, non, io non posso dirlo del mio medico, però sento proprio anche stando in mezzo alla gente che insomma non c'è più quella confidenza, quel rispetto come c'era una volta, eccola, tempo fa. Un medico di famiglia deve essere un uomo di fiducia, un uomo disponibile, un uomo che ti sappia consigliare e il paziente deve anche essere disposto di quello che dice il medico. Perché se il medico ti consiglia in un modo, poiché il paziente voglia fare in un altro, allora qui non ci siamo più. Benefattor degli uomini, riparator dei mari, in pochi giorni sgombero io spazzoli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io do. Compratela, compratela, per l'occhio della do, compratela, compratela, per l'occhio della do, compratela, compratela, per l'occhio della do. Sui mezzi di informazione, sulla televisione, sulle riviste, l'immagine della medicina è l'immagine della tecnologia. Il paziente viene da noi, ma nella trasmissione si è parlato di questo, di quest'altro. Se io facessi questi esami, anzi voglio fare questo qua, voglio fare quello là, voglio andare dal tal specialista, dal tal altro. Molte volte il paziente è frastornato da tutta una serie di messaggi che gli arrivano, arriva da noi e noi non sappiamo che cosa sa già prima della nostra risposta e ha bisogno molte volte di fare chiarezza in mezzo a tutti questi messaggi e di trovare quello che si adatta a lui. Il messaggio è sentire questi nomi di specialisti soprattutto, ecco.
Anche perché l'eloquio del professore è estremamente, posso dire, piacevole e chiaro. Dunque, che complica la vita, perché se parlasse difficile, dice, vabbè, non ce l'ho. Ma siccome parla chiaro, io il batticuore lo proviamo tutti, professore. Perché anche domenica hanno parlato del cuore, hanno parlato dello stuperosi, hanno parlato degli occhi, che c'era un professore di Ravenna che guardi quello lì, è stata una cosa meravigliosa ascoltarlo. Proprio un amico, diciamo, ecco, ti parlava proprio in un modo, ti spiegava, ti faceva proprio degli esempi elementari che una persona lo capiva, magari anche un bambino di 10 anni. Per cui anche magari fa meno beta endorfine. Le beta endorfine, certo, è noto che insieme alle melatonine sinergizzano sui linfociti per la produzione di queste interleuchine, del tumore necrosis facco, di tutti questi fattori del sistema difensivo umorale. Ma non lo so, perché sì, parlare in televisione le volte non è che resti poi molto. Sarebbe meglio parlarne un po' più alla base, ecco, più terra a terra con le persone, ecco. Noi dobbiamo fare tutti gli sforzi, io credo, per riavere uno spazio di dialogo, in modo che attraverso l'ascolto e il dialogo col paziente noi possiamo recuperare pienamente la sua fiducia e renderci anche conto di quali sono le sue vere aspettative. Mi spiego, se noi dedichiamo 7 minuti ad ogni visita in ambulatorio, è chiaro che questa visita molte volte si limita a una semplice prescrizione o ricettazione. Se riusciamo ad approfondire il dialogo, spesso troviamo che la motivazione vera che ha portato quella persona in ambulatorio è diversa. Dietro una richiesta di esami ci può essere una paura immotivata di malattia, oppure una paura che è nata da dei messaggi che può aver letto su riviste specializzate o simil specializzate. Io penso che il tempo speso nel colloquio con il paziente sia un utilissimo ed economicissimo strumento per creare salute. È tanto magrino, signore, il bambino, a respirare stenta. Quando gli si fa dire 33 è già tanto se dice 30. Un cambiamento d'aria, secondo me, si addice. Lo mandi a quel campeggio sulla chioma di Berenice. Si è perso un contatto che per me era molto positivo, ecco. Cioè, molte volte il malato, il paziente, aveva anche nel medico un confessore, se anche solo nell'aspetto sanitario, ma era qualcosa che aveva più coraggio ad aprirsi, ecco, era una cosa molto più concreta, ecco. Adesso, ripeto, è diventato un rapporto un po' più freddo, distante, perché poi anche la ressa di tanti clienti, che molte volte si fa la fila, non si vede l'ora di finire, perciò la cosa, secondo me, è molto negativa, ecco, tutto qua. Il medico di famiglia di oggi fa quello che può. Il paziente, io dico sempre, anche con i soci qui del centro, quando se ne parla così, non deve mentire il medico, deve dire tutto. Deve come uno che va a confessarsi, non può nascondere al medico qualcosa, perché lo può indirizzare verso ad una falsa strada. Insomma, uno deve essere sincero, dire quello che si sente senza pudori, con sincerità. Mi ha schedato immediatamente, sa sempre quello che mi ha fatto, quello che ho fatto. Cerco di osservare le cose come dice lui, però. Penso che quello che caratterizza fondamentalmente il rapporto tra medico di famiglia e paziente sia il rapporto umano che si instaura, un rapporto umano che è poi basato fondamentalmente sulla fiducia. La fiducia è il motore del rapporto medico-paziente. Perché senza fiducia cosa fai? È assurdo. Non puoi andare lì. E poi cosa c'è dopo l'angolo? Sì, io sono convinto anche di questo, cioè che ci sono delle persone che sono incontentabili. Cioè,
Questo deriva anche quando uno non ha fiducia nel proprio medico. Non avendo fiducia ci sono i sospetti e nascono tante cose. Insomma, la fiducia vuol dire molto nel medico. Senza la fiducia non si può costruire un rapporto terapeutico. Cioè, ci si inganna vicendevolmente. A volte questo venir meno del rapporto di fiducia può anche essere inconsapevole, involontario, ecco, però ci si accorge che si è rotto qualcosa. Se devo consigliare, visitare, curare un paziente di cui sono certo di non avere la massima fiducia, sono in grave difficoltà, non riesco più a essere obiettivo, non riesco, sono convinto di non riuscire a dargli i consigli migliori per la sua salute. Mi fa un respiro lungo con la bocca aperta, lento e lungo, fuori tutta l'aria, dentro lentamente, ancora. Beh, io non so, quando ho bisogno del dottore, se lo voglio immediatamente, è chiaro che non può venire. Se lo voglio immediatamente, ma perché è un capriccio mio? Se invece mi comporto, telefono, mi prendo l'appuntamento, ecco, mi sono qui alle 10, me l'ha dato l'altro ieri. Non cambia mica molto per me, non sono malata, non ho la febbre. Se ho la febbre, il dottore viene. Pronto? Da lei per mia figlia, siamo già venuti tante altre volte. Volevo chiedere se è possibile darvi un appuntamento perché ho l'ansia. Sono solo turbi al termometro, 36 mesi, 37 mesi. E il dottore gli ha ordinato di fare anche un'ecografia alla cistifellea. Ci ha messo una gara di quelle lì sterile, ma non col betadine. Senta, avevo bisogno di un appuntamento. Un periodino che mi sento sempre fiacco e tutto, un po' che non faccio esami del sangue, detto. Però sì, io non sono uno di quelli che sono sempre là per farmi fare delle analisi, ecco, perché ce ne sono di quelli che è bene farle, altre invece se anche uno le fa tutte le settimane non cambia niente. Esistono tanti miti da sfatare, come il mito di tutti gli esami del sangue, perché così mi metto tranquillo e che non ho niente. Non esistono esami che possano dare questa certezza. Caso per caso, situazione per situazione, noi dobbiamo individuare quali sono i fattori di rischio per quella persona e indirizzarla negli esami, verso gli esami che sono utili per lei. Se uno si fessa poi, è sempre lì che va dal medico, io ci vado, sono quelli che ci sono sempre, non serve niente andarci sempre. Sì, esatto, non abusare del medico, perché lui è lì per offrire un servizio, ma d'altra parte non bisogna abusarne, per qualsiasi piccolezza non bisogna essere subito dal dottore. Il dolore è un malato che va dal dottore e sta là tutto il giorno. Bisogna un pochino cercare di cambiare l'atteggiamento culturale, perché non siamo abituati ad affrontare l'idea del dolore e l'idea della morte. Ci crediamo immortali e vorremmo che di fronte a ogni problema ci fosse una risposta reversibile che ci fa tornare nelle stesse situazioni di partenza. Buongiorno. Dimmi. Avrei bisogno di un certificato. Sì, per cosa? Perché... Allora, sono senza... Quello lì? Però il 20 voglio. Depa chi 500 per Depa Maggi, per mia moglie. Sì. L'esame per i reni, fegato... Oh, c'è il motivo di fare gli esami? Non c'è nessun motivo di fare gli esami. Io una volta all'anno... Tutto bene. E dobbiamo anche educare la gente a non avere un rapporto utilitaristico nei nostri confronti. Intendo servirsi di noi per ottenere gratis quello che loro hanno già deciso sia giusto per la loro salute. Ecco, questo mi sembra un approccio inutile e addirittura controproducente, che moltiplica le richieste, moltiplica le code, moltiplica i tempi di attesa per gli appuntamenti, togliendoli a chi ne ha effettivamente bisogno. Telefono dopo, se mi dice che c'è la mia.
perché il cittadino deve essere cosciente che se lui abusa di un determinato servizio, ci sarà un altro cittadino che questo servizio, che semmai ne aveva assoluto bisogno, non riuscirà ad averlo. Quindi, assieme al medico, se abusa di prestazioni che non sono indispensabili, assieme al medico diventa connivente di questo spreco di mezzi economici, finanziari, di tempo, a scapito di qualcun altro. La gente quando ha bisogno è impaziente, è impaziente. Sì, forse la gente non è ben abituata, sì, sì, ci si approfitta molto forse. Dobbiamo cercare tutti quanti di abbandonare un atteggiamento un po' egoistico che ci porta a sfruttare al massimo quelle che sono le opportunità che ci vengono date dalle moderne tecnologie, che ci sono indispensabili ma quando sono necessarie, e cercare di sfruttarle in maniera più razionale affinché tutti possano beneficiare di queste possibilità che la tecnica ci offre. Tra tutti i messaggi che arrivano alle persone, raramente arrivano messaggi di questo tipo. È molto più facile per ogni problema dare una risposta medica, il più delle volte super specialistica, ed è molto più facile far passare l'idea che nei confronti di ogni problema ci sia una risposta e poi, in secondo luogo, che questa risposta possa essere ottenuta gratis attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Ma secondo me siamo tutti uguali, andiamo dallo specialista perché sembra che sia migliore, forse è un'impressione nostra, perché se proprio un medico di famiglia è serio, lo conosce meglio il malato. Alla fine il rincorrere la patologia d'organo, perché lo specialista si rivolge essenzialmente a un organo, fa perdere di vista la globalità della persona e non dà alla fine dei risultati veramente utili per quella persona. E i muove i parallittici, spettici, gli apoplettici, gli asmatici, gli asfitici. Signori e buona gente, venite ad ascoltare. Un caso sorprendente andremo a raccontare. È successo qui vicino e si tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. Riceverà i malati da quella scatoletta? Come farà dopo la visita a scrivere la ricetta? In questa situazione sociale e assistenziale, spesso confusa, dove il profitto e la superspecializzazione tendono ad acquisire sempre più importanza, è più che mai attuale e necessaria una figura liberamente scelta, competente e facilmente accessibile, nelle cui mani si possa porre con piena fiducia la tutela della nostra salute, fisica e psichica. Il medico della persona, il medico di famiglia.